Bona nit a totes i a tots i gràcies per ser aquí al Festival Mot amb aquesta trobada especial i excepcional també amb Erri De Luca, que per mi a més és un plaer, seria una possible forma de començar per les confessions voluntàries i imprescindibles, perquè ja començarà amb la meva veu, no? A vegades una hora de classe et pot canviar la vida i a vegades una experiència personal et pot canviar la vida i a vegades la bona literatura resistent et pot canviar la vida. Per tant, el primer és l'agraïment personal i transferible per la literatura d'Erri De Luca, que no mereix presentació. Jo diria que és un resistent íntim, fa molt de temps, hi ha moltes diverses facetes, que conegui la seva trajectòria, no només literària, sinó vital, també militant als convulsos anys 60, ho sabria. Un té la temptació de començar citant a Patochka i dir que avui hem vingut a mesurar les nostres paraules, que la submissió no ha portat mai a la relaxació, sinó sempre a una més gran severitat, que com més gran és la por i el servilisme, a més s'han atrevit els poderosos, a més s'atreveixen i a més s'atreviran. Erri va arribar ja aquí i de seguida va tenir una intensa agenda de trobades amb els periodistes i, com sempre, amb la seva brevetat, amb la seva extrema sensibilitat i amb la seva claredat, va aclarir de bones a primeres que la resistència sempre és un acte de legítima defensa. I potser la primera pregunta, abans de donar-li la benvinguda, és què resisteix avui Erri De Luca i què creu que cal resistir en aquest convuls 2017, que és tant com dir convuls segle XXI. Bona nit. È che questo microfono no. Cioè, traduce in catalano. Sentivo la tua voce di là e di là. Vale, has de canviar de canal. Quindi sì, non ho capito niente. Ara, el resumen en Twitter, en piulada. Sí. Ahir quan vas arribar vas dir que la resistència és un acte de legítima defensa i la primera pregunta era què resisteix avui Erri De Luca i què creu que cal resistir en aquest segle XXI. I faig un parèntesis perquè abans hem fet assemblea i ja consideràvem això com un acte polític no comunicat i per tant com un acte també de resistència. Io non, di mio non resisto. Io adotto delle resistenze degli altri. Ci sono delle resistenze di lotte civili, popolari, sociali del mio paese, che sono delle manifestazioni di legittima difesa contro delle oppressioni e dei soprusi. E dunque io partecipo di queste ragioni e di queste lotte insieme a una comunità. Io non resisto da solo. Da solo la mia resistenza contro l'usura del tempo è la scrittura. Mi tengo compagnia con la scrittura e questa è la mia forma di resistenza contro l'usura della vita stessa. Ma al di fuori posso partecipare della resistenza se è una resistenza inaugurata e fatta da una comunità, dagli altri. Ho bisogno, insomma, della comunità per partecipare. Ed è il contrario di quello che faccio con me stesso. Con me stesso io resisto al tempo e all'invecchiamento con la scrittura. Perché lì non invecchio. Nella scrittura non invecchio e neanche ringiovanisco. Rimane uguale. Cioè, quello che l'io che scriveva le storie 40 anni fa e l'io che le scrive adesso è lo stesso. E quello è una forma di annullamento del tempo e della usura del tempo. E soprattutto... Sobretot perquè quan escrius també, i tot el que s'ha escrit des de fa molts anys ja, també abordes la fondària de la condició humana, i per tant això tampoc no caduca mai.
Deies que agafaves les resistències dels altres, com a cronista, no? Com a narrador de històries que t'han explicat sempre, però l'últim, un dels últims llibres, A la natura exposta, quines resistències agafes entre el sagrat i el profà, entre una relació que aboques entre un escultor i un Crist, i també sobre el preu de la diferència, no? Sobre el preu de dissentir i sobre la lògica de l'aïllament, de l'exclusió, d'aquell que fa les coses diferents precisament des de la bondat, des de la generositat o des de l'amabilitat. Nelle mie storie c'è una... Sono delle storie del 1900. Il 1900 è stato un secolo molto ingombrante e molto invadente nelle vite delle persone. Si sono spostate miriadi di esseri umani da un continente all'altro, perdendo tutti i rapporti con il punto di partenza. È il secolo che ha inaugurato il maggior numero di detenzioni e campi di prigionia e di concentramento. È il secolo che ha distrutto più vite umane. Dunque, è un secolo in cui la storia, grande, massiccia, è intervenuta molto pesantemente nelle storie minori, nelle storie piccole. E allora nelle mie storie c'è sempre una forma di resistenza delle storie piccole contro lo schiacciamento della storia maggiore. Oggi sono... Si è perso questo qua. Sì, oggi sono invece contemporaneo di una novità che mi coinvolge molto emotivamente, perché io sono uno del Mediterraneo. Vengo da una città, per esempio Napoli, che non è stata fondata dai napoletani, è stata fondata dai greci. Poi i greci se ne sono andati, sono arrivati gli spagnoli. È stata una città spagnola, Napoli. Lo è ancora. Sta in Italia per sbaglio, insomma. Capisco perché c'è una simpatia tra il sindaco di Napoli e quello di Barcellona. E dunque oggi mi trovo dentro un Mediterraneo che è contemporaneo della più massiccio naufragio continuato della storia, non del Mediterraneo, ma della umanità. Non sono mai naufragati tanti e tanti, tante imbarcazioni, come in questo periodo di cui sono contemporaneo, non sono mai naufragate tante imbarcazioni a mare calmo nella storia del mondo. Allora, questa notizia del Mediterraneo mi riguarda. Mi riguarda. Il Mediterraneo si chiama Mare Nostro. È il più bel nome che è stato affidato a un mare. Anche i latini, che lo avevano conquistato tutto quel mare, non dicevano è il mare mio. Dicevano il mare nostro, cioè di tutti quelli che ci sono nati, di tutte le popolazioni che si sono affacciate su questo Mediterraneo. Oggi io sento che è anche il mare di tutti quelli che ci sono venuti a morire. Allora questo argomento si infila dentro le mie storie. E siccome il mare è, come dice Omero, una via liquida, igrakelefta, dice Omero, è una via liquida. Bene, lo sono anche le montagne sono delle vie solide, non sono degli sbarramenti. Gli stati vedono e mettono dei confini sulle montagne, ma chi abita in una montagna sa benissimo che può passare dall'altra parte senza essere controllato. Le montagne sono il più fitto sistema di comunicazione non controllabile tra versanti. I confini si possono mettere in pianura, si stende un bel filo spinato, un muro, li scavalcano lo stesso, ma insomma in pianura si vedono, in montagna non puoi mettere fili spinati. Ecco, allora anche queste mie storie riguardo, questa ultima storia riguarda il fatto che le montagne sono porose, passano, permettono il passaggio da una parte all'altra. D'altra parte, io sono un italiano, tutte le invasioni sono arrivate dal nord dell'Europa,
dal nord dell'Europa sono arrivate e le Alpi non hanno mai fermato nessuno, da Annibale in poi non hanno mai fermato nessuno. Dunque le montagne sono un sistema di comunicazione non controllabile. Ogni tanto si sente che bloccano il confine a Ventimiglia o al Brennero e che hanno bloccato 50 metri di strada e tutte quelle montagne intorno sono aperte. Le montagne sono aperte. Allora, questa mia storia ultima riguarda anche il fatto che è facile ed è giusto ed è responsabile accompagnare delle persone al di là del confine, se te lo chiedono, se hanno bisogno di farlo e di passare. Dalle parti mie questa si chiama apologia di reato, difesa di reato. Perché è un reato, ma io difendo molti reati, li difendo e li sottolineo, molti reati, perché ci sono molte leggi che non hanno niente a che fare con la giustizia, sono leggi che sono state anche promosse, approvate da parlamenti, e però sono ingiuste lo stesso, e dopo un po' magari scadono anche, no? Ci si accorge che sono ingiuste. Ecco, io difendo, per esempio, ho difeso il fatto che i pescatori di Lampedusa salvassero delle vite umane in mare, mentre la legge glielo impediva, anzi li incriminava per immigrazione clandestina se salvavano delle persone in mare. Ma salvare delle vite in mare non è un diritto, è un dovere. Della gente di mare, ma anche del diritto internazionale, è un dovere. Dunque ci sono delle leggi alle volte che vanno calpestate, come i confini. Comunque questa resta una manifestazione letteraria e non una manifestazione politica non autorizzata. Ja veremos, ja veurem. Non si sa. Ah, no, que ja ho veurem, perquè això no ho decidim nosaltres, ho decideix l'autoritat competent, però en fi. I últimament, en fi, està una mica inquisitorial, anem a dir-ho així. I parlaves del mar, i a propòsit de les muntanyes de natura exposta, però també el mar com a mediterrani napolità i que ets, i parlaves precisament de Lampedusa, i avui fa doncs, 23 o 24 anys també de, la, no, de les primeres mostres d'aquella Mare Nostrum convertida avui en una fossa comuna, són més de 30.000 cadàvers en els darrers 25 anys, i aleshores hi havia un gest que expressava la indiferència, la brutal indiferència aleshores, el 1996, a Porto Palo, que els pescadors guardaven el peix de les xarxes i tornaven al mar les restes dels cossos humans. Com deien, no hi ha missatge més pedagògic, no?, que aquests càstigs que molts estats, no?, apliquen a aquells que acullen, a aquells que recorren a l'hospitalitat, perquè tu deies que les lleis caduquen, el que no hauria de caducar és la humanitat, no? Però com has vist canviar aquest mar, també? Perquè tu sempre has parlat d'un mar que era pont, d'un mar que era vincle, d'un mar que era comunicació, i ara ens trobem, efectivament, enmig d'un naufragi. No? Però el naufragi, la reixa, i la frontera, i la filferrada, defineix sobretot qui la posa, no qui la pateix. I a mi el que m'inquieta, ara que parlem de resistència i escriptura i insensibilitat, és on creus que arrela i que nia aquest règim general d'indiferència davant la brutalitat del moment. Ma io vedo anche, ho un punto di vista privilegiato, nel senso che io mi trovo a frequentare persone di buona volontà, nella società in genere, no? Tu sei hai delle cariche pubbliche, insomma, frequenti cattiva gente, insomma, ambienti loschi. Io invece frequento tutta gente per bene, tutti banditi abbastanza, che stanno a livello della società, livello basso. E dunque
frequento detenuti, prigionieri, frequento volontari, e questo mi ho una percezione sbagliata della, o di parte della, della realtà. Per cui a me sembra che dal punto di vista della fraternità non è retrocessa questa nostra umanità in questo nostro tempo. Poi esiste invece una avversione incoraggiata nei confronti delle persone che arrivano e che passano e che sono di passaggio poi. Non sono delle persone che vogliono, la gran parte non vogliono stabilirsi da noi. Esiste questa avversione ed esiste anche una politica che fa premio, che cerca di guadagnare consensi sull'avversione, sull'odio, sulla diffidenza. E però esiste anche un'altra politica che invece può guadagnare consensi sul coraggio, con la speranza, sulla fraternità. E io frequento persone che senza avere una rappresentanza politica ufficiale, però puntigliosamente si comportano nella maniera migliore possibile con il vicino. Ecco, c'è una frase del cristianesimo che dice: ama il prossimo tuo come te stesso, no? Ma il prossimo mio non è l'infinito mondo. Il prossimo mio è il superlativo di vicino, proximus, è il superlativo, è il vicinissimo. Ecco, di quello sei responsabile. Quello ti spetta di amare, addirittura, amare. E poi è bello che dici ama il prossimo tuo come te stesso. Perché? Per sapere quanto ami te stesso, devi prima sapere amare l'altro. Se non ami l'altro, ami poco te stesso. Ti sembra che ti vezzeggi, ma ti ami poco. Devi prima passare attraverso l'amore verso l'altro per poter amare te stesso. Del resto, l'amore è una cosa che proviene dall'interno, ma ha bisogno di un pretesto, ha bisogno di una chiamata da fuori. Non ami e basta, hai bisogno di che qualcuno da fuori ti susciti questo sentimento di amore. E quindi quando questo avviene, allora riesci a misurare la tua capacità di amore. Se ami solo te stesso, non riesci a misurare niente. È una questione proprio di scambio energetico. E questo sentimento di fraternità è un sentimento che ogni volta che lo provi ti migliora la salute, il sistema immunitario, sì, c'è sicuro. Ti fa venire voglia di berti un bicchiere di vino in più, è una cosa proprio salutare, fa bene. Io vedo le persone che migliorano fisicamente, non vanno più dal medico, vanno a fare qualcosa di fraterno. Jo estic molt d'acord, però bueno, estic molt d'acord amb una dualitat. És a dir, una cosa és el que passa per baix, quan deies, no? En les comunitats que són possible, que fan possible la fraternitat, el vincle, la possibilitat encara d'humanitat, quan no estan mediats per espais de poder que precisament fan altres discursos. No estaríem parlant avui de resistència, cultura, literatura, si no veiéssim què passa a Hongria, què passa a Polònia, quines són les polítiques finalment, no? De Frontex, de la Unió Europea, o quines són les dificultats, no? I l'evidència del racisme i de la xenofòbia a Europa, no? Podríem recórrer a Spinoza també, no? I a la seva hospitalitat, no? Si la llibertat serveix per alguna cosa, precisament és per combatre la ignorància i la por. I també podríem recórrer a les sagrades escriptures que citaves d'acolliràs el foraster, però això hem de dir que no passa, com a mínim al nostre estat, que té unes quotes que havia de complir, no les ha fet. Però amb això ho vinclo amb el teu primer conte. Harry, l'estimat Harry, el seu primer conte tenia 11 anys, i parlava també de l'aigua, parlava del mar, parlava d'un peix que no coneixia els humans. Eren certs extramarins, però Harry ho ha conegut. Ho ha conegut en èpoques difícils i en èpoques pitjors i en èpoques actuals. I jo sí que et preguntaria per l'ambivalència i l'ambigüitat de la condició humana, que encara és capaç del terrible i capaç del sublim.
I jo crec que sí que en el teu acte de resistència cultural agafant històries d'altres precisament és que expliques històries per baix que no acostumem a escoltar per dalt. Les històries que van per dalt del poder són molt més hostils, no? I molt més, i molt més brutals, per dir-ho. Però tu sí que has conegut la condició humana i crec que tens, no? Bueno, doncs molta trajectòria per dir-nos què en penses avui d'aquesta ambivalència, no? D'on està la diferència entre la possibilitat d'humanitat i la possibilitat de ressentiment i d'odi cap al diferent? Què ne pensa del discurs de l'odi verso questi che sono diversi e differenti? Beh, che l'odio, l'indifferenza non producono niente, sono sterili, non fanno germogliare niente, sono degli erbicidi. E dunque non fanno bene a una comunità. E poi comunque anche gli odi, anche le avversioni si consumano, sono come gli amori pure, cioè non è che durano sempre. Anche gli odi sono soggetti a degradazione, si perdono di forza. Noi veniamo da una civiltà che è stata una civiltà tutta di vagabondi. Tutta la nostra storia sacra è una storia di vagabondi. Addirittura non esiste in Bibbia la parola clandestino. Non c'è. Non in nessun punto. Esiste invece la parola straniero, che ricorre un centinaio di volte nei primi quattro libri della Bibbia, ed è sempre collegata alla parola orfano e vedova. Perché straniero, orfano e vedova sono messi insieme dentro un sistema di tutela e di protezione. Lo straniero è un vantaggio, viene da lontano, porta storie, informazioni che non hai, magari qualche tecnica che non hai. La nostra civiltà è stata civiltà perché assorbiva queste informazioni, le assorbiva, ne utilizzava. Abramo, che è il capostipite dei tre monoteismi, Abramo è stato scaraventato via dalla sua terra, dalla divinità che gli ordina di andarsene, neanche verso dove gli dice, vattene e basta, e comincia un vagabondaggio senza fine. E Abramo, dovunque va, prospera lui e fa prosperare il luogo dove si presenta. E non è un miracolo, semplicemente lui porta delle tecniche che in quei posti non ci sono. Per esempio, lui e suo figlio trovano un sacco di pozzi d'acqua che quelli non sapevano trovare, quelli di quelle popolazioni. E l'acqua è la forma di ricchezza più pura. Poi noi siamo fatti di acqua, anche se cerchiamo di correggerla con il vino, con la birra, però l'acqua resiste, rimane maggioranza, continua, espelle poi questi liquidi e rimane maggioranza. Dunque noi siamo, e i flussi migratori sono appunto flussi, sono qualcosa di liquido che attraversa i nostri paesi. L'Italia è il paese che detiene la maggioranza del patrimonio culturale dell'umanità, ma non l'abbiamo fabbricato noi. Noi siamo stati dei trasformatori del patrimonio culturale che ci è arrivato dal mare. Noi non ci pensavamo proprio al monoteismo, noi eravamo politeisti, ci piacevano tutte le divinità. Più ce n'erano e meglio era. I greci poi erano dei buongustai della specialità, del politeismo. Avevano un altare dedicato al dio sconosciuto. Come a dire, ce ne fossimo dimenticati uno, quello si arrabbia. Allora c'era proprio un culto deputato al Dio sconosciuto, con sacerdoti e sacrifici. Ecco, pure il monoteismo, questa nostra civiltà religiosa, ci è arrivata dal mare. Poi l'abbiamo trasformata e Roma è diventata il centro di questo monoteismo cristiano.
siccome il cristianesimo poi è diventato, si è ingrandito, poi si è differenziato, ecco, poi ci sono vari cristianesimi, ma insomma anche questo ci è arrivato dal mare. Noi siamo frutto di una civiltà e di un progresso fondato sul vagabondaggio. Quando facciamo delle barriere, facciamo delle cose contro la storia, contro noi stessi e che non servono a niente. Non li abbiamo fermate nemmeno uno. Abbiamo avuto dei governi di destra nel nostro paese che hanno provato in tutte le maniere a ostacolare, intralciare i flussi migratori e che hanno ottenuto niente dal punto di vista dell'intralcio, molto dal punto di vista del risultato criminale di questo intralcio, perché oggi nel fondo del Mediterraneo sono naufragati il 12% dei viaggiatori e lo sanno benissimo che viaggiano con questo rischio. Ma quando tu vedi una mamma che sale su un canotto di quelli che vanno alla deriva, certa, perché non hanno nemmeno la benzina per arrivare appena fuori delle acque territoriali, e porta i suoi bambini, ma quando vedi questo, come puoi pensare che puoi fermare i flussi migratori? No? Che puoi contenerli? Li puoi decimare, sì, è quello che facciamo, decimiamo, ma senza nessuna possibilità di contenere queste migrazioni, perché siamo noi, è la nostra specie umana che migra. Sì, che sono molte cose. Scusa, perché. No, ti chiedo scusa perché quando tu parli io sento qua dentro sembra che mi sto disinteressando. No, io uguale. Mi dispiace. No. Sì, io faccio uguale. El que passa que abans hem fet assemblea i li deia, parlem d'això, i eren tres pàgines i ens hem espantat quasi perquè si no estaríem aquí 18 hores amb tots els temes que havíem parlat. Però per començar a marxar de l'aigua i entrar a la terra, anem a dir-ho així, i barrejant-ho també amb el cristianisme, ja que feia referència, jo parafrasaria a Pere Casaldàliga, quan deia, on estava Déu a Auschwitz? Ja que parlaves de religiositat, i avui, on està Déu a la Mediterrània? Aquesta és la primera. I la segona, parlant també per sortir de les aigües tèrboles, hi ha un quadre de Géricault, que és el rei de la Medusa, que a vegades aboca a l'actual segle XXI. Sabeu que és un vaixell que naufraga, els supervivents es posen al rei per intentar arribar a la costa, estan molt lluny, i el drama d'aquella metàfora és que els tripulants que volen sobreviure al final només poden escollir entre el suïcidi o el canibalisme. No? I és com l'opció, no?, que es va tancant les possibilitats d'una opció per la vida digna. Hi ha qui, sense cap catastrofisme, ha equiparat aquesta metàfora amb el Mediterrani dels nostres dies, però també amb el món, d'inhumanitat i d'indiferència dels nostres dies. No sé si ets tan pessimista, no? O si ets tan optimista, i ja entro una altra pregunta. Un dia li va preguntar, és idealista, Henry de Luca, o ara és més realista? I va dir, no, sóc més napolità. I aleshores vam dir, bueno, pues avui que està aquí amb totes nosaltres, li preguntarem què significa ser més napolità en aquest segle XXI que cavalca entre la por i entre l'esperança. T'he fet 8 preguntes en una, però respon la que vulgui. Dunque, all'inizio ho sentito che mi parlavi di Dio addirittura. Dov'è Dio? Da me lo vuoi sapere. Dunque, io non sono credente, frequento le scritture sacre da lettore, ma non sono credente, non posso dare il tuo alla divinità, non posso pregare né rivolgermi, però a differenza dell'ateo non escludo la divinità come possibilità, anche nella vita degli altri. Ho visto delle persone di fede che avevano una densità e una loro relazione, una conoscenza, una intimità che io non ho. Dunque non la escludo dalla vita degli altri, la escludo dalla mia, perché se ce l'avessi, a questo Dio del Mediterraneo gli andrei a tirare il bavero. No. E allora non è possibile per me, ecco, non è possibile questa accoppiata, Dio e questi naufragi, non è possibile. Ma insomma, sono
preferisco appunto rinunciare a questa possibilità. Ma leggendo la scrittura sacra mi accorgo che questa divinità fa i conti con questa specie che gli è sfuggita di mano, simpaticamente gli è sfuggita di mano, cioè ammette che gli sia sfuggita di mano. Quando Abramo sta per scannare suo figlio sul monte Moriah, viene fermato da una voce che dice: adesso ho conosciuto. Adesso ha conosciuto, cioè non prima, non lo sapeva prima. Si era negato la previsione, si era negato la certezza di quello che sarebbe successo, si era ritirato dalla onniscienza. Ecco, credo che sia la divinità di cui si parla, è una divinità che si è ritirata dalla onnipotenza per lasciare margine alla specie umana di agire, di sbagliarsi, di perdersi e ritrovarsi. E così quello che fa questa divinità nel Mediterraneo e quello che ha fatto ad Auschwitz è quella di fare lo scippatore di qualche vita dal carro della morte. È riuscita a fare degli scippi, dei furti dalla distruzione. Riesce a fare queste cose, se c'è. Si è negato l'onnipotenza, si è mantenuto nel margine del miracolo, che appunto è occasionale, sporadico e ingiustificato. Chi è si trova a beneficiare di un miracolo di questo genere? Si chiede: ma perché io? E perché è chiaro che non c'è nessuna selezione naturale, non è lui il migliore, il più adatto. Questo ho capito, insomma, della divinità rispetto a quella domanda che mi fai. Dov'è e chi è? Questo ho capito nel corso delle mie letture e anche nel corso della vita, osservando la vita di quelli che hanno fede. Io per molti anni ho fatto l'autista di convogli di aiuti nella guerra di Bosnia. Con dei furgoni andavamo in quella guerra. E quei convogli erano organizzati da cattolici. Avevamo la banda nel baracchino, la radio in ogni furgone, in ogni camion, e loro si dicevano rosari infiniti. Non ho mai sentito tanti rosari in vita mia. E non potevo staccare perché c'erano anche delle comunicazioni di servizio quindi dentro, quindi dovevo sentirli questi rosari. Ebbene, insomma, comunque quei rosari avevano degli effetti strategici, facevano superare posti di blocco, scansare, non abbiamo mai avuto, non, hanno sempre rifiutato le scorte, siamo sempre stati disarmati senza nessuna scorta, anche perché l'intervento umanitario deve essere rigorosamente smilitarizzato. Quando sentiamo dire che i nostri paesi fanno degli interventi umanitari con gli eserciti, beh, quella è una contraddizione in termini, oppure una falsificazione di evidenza, dell'evidenza. La negazione dell'evidenza, come voi sapete, è l'ultimo stato dell'ubriachezza. Sei ubriaco? No. Boh. La negazione dell'evidenza, ecco, quella è. La falsificazione, appunto, dire che si tratta di interventi di pace umanitari con gli eserciti è la negazione dell'evidenza. Dunque, attraverso questi cattolici ho capito che avevano una forza di urto con quei rosari e con quelle loro preghiere simile alla forza d'urto che aveva il popolo napoletano quando prendeva la statua di San Gennaro e con quella statua di legno andava contro al fronte della lava che avanzava. Questo, diciamo, che già vi dà l'idea del disturbo del comportamento di un popolo intero
che di fronte a un'eruzione che avanza, invece di andarsene dalla parte opposta, si avvia come per un appuntamento nei confronti dell'eruzione, facendosi difendere da una statua di legno. E però l'effetto era tale per cui, insomma, il risultato era buono. E così è, insomma, esistono delle energie scatenate da questa faccenda della fede, a me sconosciuta, che però hanno degli effetti evidenti, insomma, che materiali, appunto, come fermare un'eruzione oppure farci fare quei viaggi praticamente da illesi, quasi. Non credo di aver risposto a nessuna delle tue domande. Això és, és que té bastanta cultura llibertària, eh? No, jo quan feia la quan referia a lo de la pregunta de on estava Déu a Auschwitz, no és tant pel fet religiós, que també jo crec que ho has desplegat molt bé, sinó pel tema de la cultura. És a dir, on queda la cultura? Si va ser possible aleshores es pot repetir, i avui que parlem de cultura, que parlem d'un bagatge humanista europeu, ho deia molt més Adorno, no? Quan diu, qui parla de cultura després d'Auschwitz? Com ens posarem a parlar això si això ha sigut possible al nivell de degradació de la condició humana? Ho dic per aclarir, ja n'havíem parlat. O si vols, la referència era aquesta, com és possible, no? La inhumanitat del moment. I l'altra, les altres preguntes, crec recordar que t'havia preguntat la de... Quan et pregunten si avui ets més realista o més idealista i tu respons que ets més napolità, què significa? Quin equilibri fas? È una combinazione tra un sistema nervoso dal punto di vista musicale accordato un'ottava sopra rispetto a quelli delle altre persone, degli altri popoli in giro. Insomma, il sistema nervoso napoletano è un sistema ad alta tensione. Poi è un sistema, il nostro sistema religioso, il nostro sentimento religioso, proprio perché siamo sopra un suolo sismico e sotto un vulcano catastrofico, e perciò ci siamo scelti un santo protettore che si occupa di eruzioni, un vulcanologo, dipende più dal sottosuolo che dall'alto dei cieli. Il nostro sentimento religioso proviene dal sottosuolo. E dunque questo mischia l'evidenza della realtà con un mucchio di altre realtà parallele. Per noi è evidente che ci sono delle presenze che ci condizionano intorno, che ci stanno intorno. Uno zio di mia mamma era specializzato nella percezione di cose extracorporee. Sì, sentiva presenze. E si chiamano, queste persone così avevano proprio un nome a Napoli, si chiamavano gli assistiti. Assistiti. Chissà da chi erano assistiti. Comunque fornivano questo tipo di assistenza loro. Mio zio veniva chiamato quando si doveva fare un trasloco, si andava prima a mandare mio zio a vedere com'era la casa, sentire se c'erano delle presenze o non c'erano. E allora mio zio faceva questo giro, diceva no, qua no. Oppure sì, dava il permesso di fare questo trasloco. Ecco, questo per noi era un servizio, diciamo, che mischiava l'evidente e il meno evidente, ma era tutto mischiato insieme. Allora questo è avere un sentimento napoletano, un punto di vista napoletano che non è né materialista né idealista, è una combinazione a parte, diciamo, è una c'è una sintesi? No, una sì, un dirottamento, diciamo. Bueno, tothom
anem a veure, quan dius que estàs en una situació, una societat molt més tensa, anem a dir-ho així, també és veritat que és en situacions de tensió, no? Quan estan totes les contradiccions, on es dona el millor i el pitjor. No? És a dir, en moments de màxima conflicte es dona la màxima brutalitat i al mateix temps la màxima cooperació. I això sempre ha passat al llarg de la història. La resistència remet molt més, òbviament, a fomentar la possibilitat de cooperació davant la possibilitat de brutalitat. Però està bé també quan parles d'aquest Vesuvi que teniu tan a prop, perquè jo crec que es dona una evidència molt oblidada en el món dels nostres dies, no? Quan la fe en el superhome, anem a dir-ho així, i amb què podem en tot pràcticament, no? S'ha escampat tant i tan impunament. I és que ho recorda la permanent fragilitat i la permanent vulnerabilitat, no? de la mateixa vida. No sé si va per aquí la condició napolitana, que teniu tant present la possibilitat, no? de fragilitat, que és, doncs, com diria, una vella paradoxa llatinoamericana, que els febles de veritat mai es rendeixen. No? È così, dici bene. Noi abbiamo un golfo, no? Che è un golfo di bellezza leggendaria, ma noi sappiamo che quella bellezza non è il frutto di un pittore che l'ha dipinta così bene, è il frutto di sconvolgimenti catastrofici del sottosuolo che sono affiorati in superficie e l'hanno sconvolto. E quella bellezza è semplicemente l'intervallo provvisorio tra un cataclisma e un altro. Quella bellezza ci fa saltare dal suolo, dal posto dove siamo, ci fa stare con la valigia pronta per lo sfratto, per essere mandati via. Siamo provvisori. E questo è un sentimento legittimo, giusto, nei confronti del luogo che abitiamo. Non siamo proprietari di niente. Noi siamo degli inquilini, non garantiti. E abbiamo e vediamo il mare non come un posto di pace, ma come una via di fuga. Il mare ci consente di scappare. E così è andata, insomma. Napoli è stato uno dei porti il porto di più grande traffico di espulsi, di emigrati nel corso dell'altro secolo. Quan estaves als Balcans, a l'època de la guerra, sempre dius que a les trobades nocturnes literàries, anem a dir-ho així, no? Els poetes feien el torn de nit de l'esperança perquè la humanitat pogués continuar bategant. Tu fonamentalment has fet prosa, però també has recorregut a la poesia, que algú deia que era el món en el seu millor lloc o en la seva millor possibilitat, no? Per què i quan has recorregut a la poesia? Ma la poesia per me è una via di uscita. È come dire, si vedono qui dentro gli autobus, c'è scritto in caso di emergenza rompere il vetro, c'è un martello. Ecco, questa è la poesia, la possibilità di rompere il vetro. Mentre invece la prosa è farsi questo viaggio dentro il pullman, tranquillo, dentro l'autobus. E la poesia invece è l'uscita. Improvvisa, la salvezza, è una via di fuga. E tutto il 1900 ha usato la poesia come strumento di concentrata resistenza. C'è una storia che racconta Anna Akhmatova, si trova, una poeta russa del 1900, lei si trova insieme a molti altri detenuti, parenti di detenuti, su un marciapiede di una via di una città che si chiamava allora Leningrado, adesso ha cambiato nome, ma negli anni 50
si chiamava ancora così, e questa fila di parenti, di detenuti, sono davanti all'ingresso di un carcere e sono lì da molte ore. E intanto, già per tenergli compagnia e più compatti, intorno c'è l'inverno russo che li congela e che li tiene fermi lì. E non sanno mai se saranno ammessi oppure se dovranno smaltire il tempo dell'attesa là fuori. E allora una donna che sente che c'è Anna Akhmatova, una poeta, non poetessa, poeta, una poeta, dietro di lei si volta e chiede a Anna: questo voi potete descrivere? E Anna risponde: posso. Queste due sillabe, anche in russo sono due sillabe. È la poesia che si prende per bocca di Anna la responsabilità di descrivere quello. Quando tu mi dicevi prima che cosa si dice dopo Auschwitz? Dopo Auschwitz si dice. Altro che se si dice. La letteratura si fa carico dell'indescrivibile e lo trasforma in descrivibile. E tutte le volte che voi sentite dire da qualcuno non ci sono parole, rassicuratelo, ci sono. Le cerca, se le cerca le trova, perché la letteratura è stata capace di dire tutto e di descrivere tutto. Lo so da lettore, lo so anche da traduttore. Per esempio, a proposito di Auschwitz, ho tradotto dallo Yiddish il canto di un poeta che si chiama Il canto del popolo ebreo messo a morte. E questo canto è stato scritto da chi è uscito dal ghetto di Varsavia, perché durante la resistenza, cioè durante gli ultimi mesi della resistenza del ghetto di Varsavia, i resistenti facevano scappare poeti e scrittori. È come quello, è quello che fa un albero in fiamme. All'improvviso un albero circondato dalle fiamme spara tutti i semi fuori il più lontano possibile. Ecco, loro sparavano fuori i poeti e gli scrittori. E questo qui ha avuto il tempo di raggiungere, di arrivare in Francia, è stato arrestato in Francia e ha scritto questo poema dentro il campo di Vittel e ha sepolto questo poema sotto le radici di una quercia del campo di Vittel. Il tempo di finirlo ed è stato di nuovo rispedito in Polonia e appunto ad Auschwitz è distrutto il giorno stesso. Beh, quella è il vertice letterario di quella esperienza della distruzione. Esiste. La letteratura è capace di prendersi il carico della pena della specie umana e trasformarla in questo prodotto di smaltimento della scoria che è la letteratura e che è la poesia. A Sarajevo si facevano serate di poesia, ma mancavano di tutto quelle persone, mancavano dei familiari, del cibo, del riscaldamento. Il mio amico poeta di Sarajevo si è bruciato tutta la libreria in quegli inverni per potersi riscaldare. Bene, si facevano serate di poesia, la gente, le persone se ne andavano di sera, al buio evidentemente, perché sennò erano sotto tiro dei cecchini, andavano al buio a infilarsi nei sottoscala, negli scantinati, per sentire i poeti dire delle poesie. Avevano bisogno di qualche parola che potesse stare a contrappeso di quella malora che stavano attraversando. E quelle parole avevano la forza di sospendere per quelle persone l'assedio, se glielo facevano dimenticare. Allora, perciò il mio poeta diceva, il mio amico poeta Izet Sarajlić diceva che lui aveva fatto il turno di notte per impedire l'arresto del cuore di quel mondo. I poeti avevano fatto questo. Ma dipende dalla poesia, ma dipende anche dal bisogno. Ecco, lì c'era una popolazione che aveva bisogno di parole capaci di stare a contrappeso. E quelle parole erano fornite dalla poesia.
Nessun'altra formula era capace di stare. Dunque, perciò per me la poesia è stato il formato di combattimento del 1900. E proprio quando ce n'è più bisogno, quando è più intensa la disfatta della persona, ecco che arriva la poesia, ecco che arrivano comunque le parole. Perché magari non arriva la poesia, ma imbocca una preghiera e la dici. E quella riesce a farti stare concentrato su una forma, che è quella della riduzione di un dolore a delle parole. È uno strumento magnifico questo che ci stiamo scambiando tra di noi stasera. È il migliore strumento di, non di comunicazione semplicemente, ma è uno strumento di lotta. La prima cosa che fa una comunità quando si trova oppressa, fa una assemblea, prende la parola. Quando la parola ancora non ti è stata data, anzi ti viene negata, e quello è il momento in cui la devi prendere, il verbo giusto è proprio prendere la parola. La prendi, la mantieni e la conservi, quella parola. Non te la fai più scippare di mano e di bocca. Ecco, questo, di questo strumento insomma, stiamo parlando stasera. La resistenza sta prima di tutto nella capacità di prendere le parole, prendere la parola e tenerla. Perdó, eh? No, no, és que te quería aplaudir. Et volia aplaudir. M'has recordat un poema de Bertolt Brecht, parlant de tot, de tota la reflexió que has fet, que, començant pels camps, no, pels camps del nazisme. Bertolt Brecht deia allò de es cantarà també en els temps foscos i ombrívols, també es cantarà sobre els temps foscos i ombrívols. I jo crec que has posat la dialèctica, també, és a dir, si estem aquí, al llarg de la història, i de les vicissituds i dels dolors de la història, és perquè la gent ha resistit. I no estaríem si no hi hagués hagut gent disposada a resistir en els moments més difícils. I jo avui, llegint els últims llibres que has fet, me'n recordava de Miguel Núñez, no? Un pres, tots coneixeu, antifranquista, el pres que va estar més anys a la presó, el pres que va estar més torturat en les comissaries del franquisme, 30 dies, i al final va salvar un policia, que en l'últim moment no, dona l'avís de que està detingut i que les tortures estan al llindar, ja el porten al llindar de la mort. Miguel Núñez mai va dir res, però sempre va dir que aquell moment d'humanitat va néixer en el context més inhumà possible, i aquí és on arregla precisament l'esperança. Ho deia més per aquesta preciosa apologia de la poesia com a estri de resistència. No? Qui canta els mals s'espanta, diem aquí, el poble que canta mai mor. Has fet poesia, però fruit de les vicissituds, ja que tenim en Josep Ramoneta, i també parlem d'autoritarisme postdemocràtic, fruit de les vicissituds, el 2015 vas haver de fer un pamflet en el sentit positiu de pamflet. No? La paraula contrària, el dret a la discrepància, el dret a la dissidència, el dret a reivindicar la lluita política quan han matat la política des del poder, en el conflicte ambiental i ecològic que hi havia a la Vall d'Isús, a tots sabeu que li van demanar penes de presó a Herri de Luca per la seva oposició i el seu suport a la mobilització popular i ecologista contra el tren d'alta velocitat i que finalment va ser absolt. Però en aquella lògica inquisitorial que també recorre el món i Europa des de l'11S del 2001, tu també et va tocar el rebre. No? I ho dic també avui, perquè ho haig de dir, abans li explicava, lligant també coses que passen a països segurament diferents, però que tenen la mateixa ànima autoritària o repressiva. Aquesta setmana hem conegut també la sentència contra els activistes ecologistes de la Torre 66 a la Mat, en defensa de la terra i del territori. Però com recorda Herri de Luca, aquell estat, no? Aquell estat neuròtic amb les veus que trencaven un consens monolític inqüestionable que era el del mite del creixement il·limitat econòmic i tecnològic, no dir-ho així. Sì, io sono stato incriminato perché ho detto che una certa opera, che era un tunnel di un treno di scarsa alta velocità,
lo chiamano alta velocità, ma era di bassa velocità, mentivano anche sul titolo, e che questa opera andava sabotata. E questo verbo, sabotare, per loro era istigazione a commettere reati. È un articolo del codice penale fascista che non è mai stato abrogato e che non era neanche mai stato applicato alle espressioni di uno scrittore. E io ho detto che quel verbo sabotare era un verbo nobile e perfettamente adatto a quello che volevo dire, che non ero stato frainteso. Sabotare viene dal verbo dalla parola sabot francese, che è zoccolo. Ed è all'inizio delle prime introduzioni di macchine tessili nella zona del Lionese. Quella introduzione di macchine tessili procurava una fuoriuscita di manodopera, espulsione di manodopera. E allora gli operai gettavano i loro zoccoli sabot di legno dentro quel macchinario per incepparlo. Perché è una bella mossa? Perché la facevano gli operai che erano rimasti dentro, gli operai che erano rimasti nella fabbrica, per solidarietà rischiavano il loro posto di lavoro e anche il loro salario, per fraternità nei confronti di quelli che erano stati espulsi. È un verbo nobile che appartiene alla storia, è stato introdotto dalla storia del movimento operaio. Era quella lotta, io non la faccio rientrare sotto il titolo di ecologista, perché non era una lotta che voleva difendere la bellezza di una valle che veniva aggredita, non era una lotta verde, era una lotta, la Valle di Susa è una valle stretta e già attraversata da infrastrutture, autostrade e linee ferroviarie. Non si trattava di proteggere il panorama di quella vallata. Siccome quelle montagne che stanno bucando ancora e che non finiranno di completare l'opera, ma che quelle montagne sono piene di amianto, quelle opere stavano avvelenando e stanno ancora avvelenando quella vallata. Quelle persone agivano per legittima difesa contro lo stupro di territorio. Stupro di territorio che avvelenava l'aria, l'acqua e la salute delle persone. Questo con questa indifferenza si muovono oggi gli stati, almeno dalle parti nostre, con questa indifferenza nei confronti della salute, della integrità fisica delle persone, dei cittadini. Dunque quell'opera andava sabotata e l'avevano già sabotata i cittadini della Valle di Susa con le loro occupazioni, resistenze, le avevano ritardata, l'hanno fatta ritardare di 20 e più anni quella opera. Ecco che oggi quell'opera è largamente riconosciuta come inutile. Il loro sabotaggio è servito a questo. Dunque sono stato incriminato e ovunque sono andato a ripetere il reato, cioè a dire che quell'opera doveva essere sabotata. E alla fine di questi 2 anni di processo poi sono stato assolto perché la formula era che il reato non sussisteva, non sussiste, non c'era nessun reato. Ma questo non mi ha spiegato a me che cosa può fare uno scrittore, che non è quello di fare il portavoce di una lotta, essere un rappresentante di quella lotta, ma essere un amplificatore, uno strumento che permette a quella lotta di essere ascoltata più lontano, di andare più lontano, rilanciare più lontano il segnale di una lotta che era stata ammutolita e diffamata dai poteri pubblici e dalla informazione. Dunque,
uno scrittore può fare questo, aprire la sua bocca per il muto. Questo è un verso che sta nel libro dei Proverbi, nella scrittura sacra. Apri la tua bocca per il muto. Ma il muto chi è? Non è uno che non ha la lingua, è uno la cui lingua, quando l'apre la bocca, non viene ascoltata. Allora, uno scrittore può fare questo, insomma, proprio perché è uno competente nella materia della lingua e della parola, utilizza la sua parola per ingrandire quella degli altri, non la sua, non la mia, quella degli altri. Mi chiedono, ma allora sei strumentalizzato? Ma è proprio questo che posso fare, essere uno strumento di questa amplificazione, di questa lotta. È quello che posso fare, proprio questo, ingrandire quella voce. E questo è il mio risultato. Non mi importava e non mi importa ancora oggi niente della possibilità di essere imprigionato o condannato. Questo non mi fa niente, anche perché non ho famiglia, non ho un cane che devo accudire. Posso chiudere casa, insomma, e non succede niente. Ma anche perché per me la libertà non è andarmene a spasso, insomma, è approfittare di queste magnifiche ospitalità e incontrare queste bellissime persone. È quella di tenere insieme quello che dico e quello che faccio. Questa è la mia libertà. Tenere insieme queste due cose, il mio dire e il mio fare. E da questo punto di vista, insomma, finché mantengo questo, non è aggredibile da nessuna detenzione, da nessun esilio la mia libertà, è intera, invulnerabile. No. Ah, sì? Té, com la resistència és cultural, però també és política, tal com està al pati, un té la temptació de preguntar-li per Berlusconi, no? De preguntar-li per Itàlia. No ho faré, eh? No ho faré. Sí, abans comentàvem una frase brutal, brutal en la seva impunitat de Berlusconi. Jo crec que era la segona o la tercera roda de premsa, ja amb la tercera condemna per corrupció, i va sortir i va dir una cosa, una roda de premsa molt curta, i va dir: la veritat no canvia res. I se'n va anar. No? Avui podríem dir que efectivament ha canviat poques coses. Però sí que fa poc a l'Erri, també quan li preguntàvem per la situació política en general, ell feia una reivindicació encesa del que va significar la Revolució Francesa. Aquell excepcional per curt, període de temps, on el miratge d'estat, de dret i democràcia va ser possible. I feia, no, una crida a recuperar aquell esperit. De la literatura resistent actual europea, un té una tentació, una cita doble. No? Una, en tota comunitat humana sempre hi ha dos tipus de llestos. No? Els tirans vocacionals, que ho volen manar tot, i els lladres estructurals, que s'ho volen quedar amb tot. I contra aquesta pulsió que existeix de poder, hi ha dos estris molt fràgils. Un és la democràcia política i l'altre és l'ètica de la decència. Fa molt poc, i en el fil de l'autoritarisme que plana sobre Europa, Rob Riemen, holandès, també deia, no?, que per combatre aquesta època cal recuperar la tradició emancipatòria i humanista europea, però era bastant pessimista, no?, respecte de com s'estava revifant i quin paper tenia precisament el món de la cultura. Ara, escoltant-te sobre la lluita contra les formes de poder a la Vall d'Isussa, queda clar que el que volia, no?, l'aparell policial, com a mínim, era silenciar l'amplificador, era evitar que s'amplifiqués, no?, aquelles demandes democràtiques. Però sí, m'agradaria, quan parles de la Revolució Francesa, i abans un té més la sensació, i citaria un amic estimat, que és el Santiago Albarrico, filòsof, que diu: home, més que Revolució Francesa, fa pinta de final de l'Imperi Romà. No hi ha una cosa endreçada que anunciï un futur més democràtic, més democratitzant, més social, més cohesionat, més ètic, més humanista, sinó una mena d'acceleració històrica contra Walter Benjamin, que sempre reclamaria posar el fre d'emergència. Però com hi estem, no? Estem abans de la penúltima pregunta, o si no l'ajunto, i ja està.
aquesta me la sé de memòria, perquè com acabes una conversa, un intent de conversa amb Larry, amb l'obrer de la Fiat, amb el militant de Lota Contínua, amb l'escriptor que és capaç de condensar la sensibilitat i la possibilitat, no? De l'humanisme. No? I com ell sabeu que ha estudiat moltíssim la cultura jueva i hebrea, i sabeu que la seva primera obra el 1989 és no aquí i no ara, i en canvi hi ha una requisitòria del Talmud i una requisitòria que va universalitzar Primo Levi, que és si no ara quan, si no nosaltres qui. Si la capacitat civilitzatòria és dir no, la pregunta continua sent aquesta, si no ara quan, si no nosaltres qui. Preguntita. Dunque, podem passar al públic, si voleu. Si vede che non ha mai fatto il magistrato, non sa fare le domande. Allora, intanto quel signore che citavi tu prima, io non lo posso nominare, il mio dentista mi ha proibito, è una questione di igiene orale. Ma quel signore di cui parlavi tu prima non si intende affatto di verità, non si intende affatto di verità, si intende di fatturati, di conti e di bilanci di aziende. E per lui la verità è quella, coincide con il bilancio di azienda. E quindi quando in questo periodo, insomma, ha preso meno voti e le sue aziende sono calate, quella è la sua verità. A quello si attiene, insomma, del resto di cosa sia la verità non si intende. Io credo che oggi una persona di sinistra si distingua in base a quella trinità laica inaugurata dalla Rivoluzione francese: libertà, uguaglianza e fraternità. Ora, per capirci, la libertà e l'uguaglianza sono dei diritti che si possono conquistare, no? Con la lotta, la mobilitazione, ma la fraternità no. Che c'entra la fraternità in questa trinità laica, no? Uno avrebbe detto libertà, uguaglianza, giustizia, no? Fraternità. Ma la fraternità è esattamente quella tenuta di fibre di una comunità che permette di battersi per una libertà, per un'uguaglianza. Ecco, non esiste libertà e uguaglianza senza questo sentimento della fraternità. Questo sentimento della fraternità fonda per me oggi una persona di un cittadino, prima ancora che una persona di sinistra, un cittadino. E lo faccio distinzione fra cittadino e lo stato di riduzione a cliente in cui la nostra condizione attuale ci vuol porre. Cliente, cioè uno che è valutato in base al suo potere di acquisto e che quindi può accedere alla giustizia, alla sanità o alla scuola solo se ha un buon potere di acquisto. In questa situazione noi abbiamo uno Stato che diventa azienda e dei diritti che diventano servizi erogati da un'azienda che deve fare i suoi conti con il bilancio. Giustizia, scuola, sanità non sono servizi, sono diritti che appartengono a una comunità di cui lo Stato si fa garante. E lo Stato non è un'azienda, lo Stato è l'espressione che garantisce questi diritti alla comunità. Dunque, tutte le volte che agiamo nella nostra vita privata, agiamo con fraternità per la libertà e per l'uguaglianza. Questo ci trasforma da clienti in cittadini, ci riporta a essere dei cittadini del nostro paese, del nostro luogo, della nostra comunità. Dunque, sinistra è una mia posizione, insomma, io credo di essere la persona più di sinistra che conosco, ma qui sto parlando di cittadinanza, di ritorno alla cittadinanza.
pues, tornem a la ciutadania, perquè ara és el torn de l'assemblea, de prendre la paraula. Nelle assemblee si prende la parola e poi si vota, qua non si vota niente, stasera non si vota niente. Hola. Que no parla. Vale, és que no m'esperava el torn de paraula ara i llavors és com que m'ho he apuntat, però un moment, eh? No et preocupis que Harry de Luca és un autèntic defensor de la lentitud. De la lentitud contra la civilització de la presa i de la recerca d'espais de tranquil·litat, perquè només quan estem tranquils... Sí, m'estic posant molt nerviosa. Pues només quan estem només quan estem tranquils som bones persones, això també diu la condició humana. Vale. Vull dir que no tinguis cap mena de problema, estàs en assemblea, estàs en família, vale. Estàs en plena experiència de fraternitat. Vull dir que... Vale, perfecte. Sí, perquè també volia parlar d'això. És que abans, més cap al principi, es parlava de que tot el que som ho som per mar i que és d'alguna manera com una possibilitat de... Bueno, espera, ara m'explico millor. És que ara a la carrera estem fent bastant Aristòtil i he pensat en una cosa d'Aristòtil que crec que ho explica bastant bé, que és que, o sigui, una cosa pot ser... A veure, un moment, és que no sé explicar-me. És que estic molt nerviosa. Estàs molt napolitana, eh? Les coses poden ser en potència. I això vol dir que poden ser moltes possibilitats. Que jo, per exemple, puc ser en potència una dona, si considerem que encara sóc una nena, no ho sé. Puc ser... morena, si em poso el sol, i puc ser moltes coses. Llavors, tinc la sensació que el que ens passa és que nosaltres podem ser en potència també algú amb... Espera, un moment, espera, eh? Vale, o sigui, la cosa és que... Uau, perdó, eh? No, home, no, t'estem escoltant amb tota paciència. No, no, eh? Vale. La cosa és que posem, bueno, els polítics, parlàvem d'un tema polític, això de la Mediterrània, que es posen molts límits. I nosaltres, o sigui, és una actitud, crec, molt conservadora, perquè no ens permet ser en potència una cosa que podríem arribar a ser si rebéssim més immigrants. En el sentit que, si rebéssim immigrants, podríem tenir una cultura molt rica, ser un altre tipus de persona. Llavors, això ho he relacionat... jo crec que els polítics no volen que siguem una altra persona, tinguem una altra cultura, més que res, que sembla obvi, però per un tema econòmic, mercantil, perquè els interessa tenir-ho tot molt ben controlat, molt ben organitzat, per saber cap a on va aquest mercat i saber quins són els límits que ha d'haver-hi en un anunci perquè arribi a la gran majoria de gent, per exemple. Llavors, un moment, eh? Quan s'hi afegeix una nova cultura i sobretot quan hi ha la possibilitat que aquesta nova cultura s'acabi barrejant i formant-ne una altra, jo crec que això fa posar molts límits i es forma aquesta actitud conservadora de dretes que deia. I llavors... Un moment. Vale, sí. Això era el que més m'interessava del que anava a dir. No riguis, em poso nerviosa. És empatia i complicitat, t'asseguro. No? Vale. És que no sé com respondre, des de dins de coses molt, molt interessants. És que encara no he fet la pregunta, eh? Va, som tot oïdes. Però inserata ce la facciamo. Vale. Sisplau, fes-la, sí, i tant. Vale, que això és un tema polític, però crec que també hi ha
un tema molt social que està en nosaltres, que trobo que nosaltres fem moltes reivindicacions a favor de la immigració, però que tot i així, més enllà d'això, tenim encara una cultura molt arrelada que és molt jerarquitzant, que fa com tenir els immigrants, que curiosament no són d'Europa, és a dir, que és una mena d'eurocentrisme, que ens fa tenir els immigrants en un estadi inferior per més que intentem tenir aquesta fraternitat amb ells, aquesta complicitat perquè vinguin i siguin també a Espanya, a Catalunya, on sigui. Llavors, jo amb això volia proposar que fos una reivindicació tan política, que és el que fem quan diem refugees welcome, però també vull que sigui una reivindicació social, perquè moltes vegades tendim a posar la feina a polítics, a donar, no vull dir culpes, però això, la feina als de dalt, però és que nosaltres tenim molta feina encara a fer. Llavors, crec que comentava això més que res, perquè nosaltres també tinguem en compte els moments en què d'alguna manera inconscient jerarquitzem la situació social de la immigració. I, espera que n'hi havia una altra, l'última superràpida, perdó. Ah, sí, no, ja me'n recordo. Que a propòsit de la fraternitat que parlàvem, que, i també relacionat amb la jerarquia que deia ara mateix, que tenim tan arrelada, que no acabo d'entendre per què no hi ha del tot una fraternitat. Hi ha aquesta jerarquia precisament perquè trobo que estem dins d'un mateix problema, dins d'una mateixa opressió que s'anomena capitalisme. I no, tendim també a pensar a que és una opressió quantitativa, és a dir, que ells estan més oprimits que nosaltres, però jo crec que tracta d'una opressió qualitativa, que tots estem molt oprimits per aquest sistema, que tothom pensarà el que sigui, però bueno, i que tendim a pensar que nosaltres som més lliures que ells, que no ho són tant. Llavors, volia també com posar èmfasi en el tema del capitalisme, perquè al final tots som esclaus d'aquest sistema i estem tots oprimits d'alguna manera o altra, i que aquesta fraternitat crec que no s'aconseguirà fins que no en siguem conscients d'això. I perdó, ja he acabat, he trigat moltíssim. Perdó. Gràcies. Les fem totes o fem... No, considero questo un intervento, non una domanda. Un intervento. Contributo alla discussione. Jo estic molt d'acord amb el que has dit. Només afegiria una cosa, però per ratificar el que deies, i és la lògica des d'una perspectiva humanista, és a dir, que el capitalisme deshumanitza uns i altres, en diferents graus, i jerarquitza, però també desfigura, no?, el que està en la capa alta, no?, de la jerarquia, i també el deshumanitza. Per tant, també l'inferioritza, és a dir, des d'una altra perspectiva, com el patriarcat. El patriarcat funciona fonamentalment contra les dones del món, però també obliga, no?, a les masculinitats a ser, no?, uns cretins integrals per ser molt moderat. No? Per tant, jo crec que això és una bona... És una bona... I l'altra, jo crec que sí, que hem d'assumir que una cosa... o sigui, la distància entre paraules i fets, anem a dir-ho així, es pot dir que és incoherència, la coherència és molt difícil, però l'altre és quan entrem en el grau del cinisme hipòcrita. No? Sabeu que en aquest país tenim, no?, un 15%, afortunadament, en els darrers 15 anys de processos migratoris, més d'un milió i mig de persones que han passat per aquesta societat, no totes s'hi han quedat, algunes perquè han tornat, altres perquè han anat a altres llocs, però són pràcticament un 16% de la població, i avui no tenen dret a vot, i avui no es veu al Parlament.
i fa 15 anys, eh? I, ho hem ting- i en canvi podem dir coses positives perquè no hem tingut, no? Les explosions de racisme feixistitzant, de populisme xenòfob que hem viscut a altres latituds d'Europa, Alemanya cremant, no? Albergs de refugiats, però en canvi hem de dir que estan, no? En posicions de desigualtat absolutes en l'àmbit de l'exclusió cultural, de l'exclusió social, de l'exclusió laboral o de l'exclusió política, no? O educativa. I no, perquè si no m'arrotllaré. Hola. Al principi has dit que per tu l'escriptura és una forma de resistència. Als Països Catalans, des de sempre, la pròpia llengua minoritzada ha estat un altre camp de resistència que ha vehiculat la literatura. Llavors jo et volia preguntar, com a napolità, és a dir, de la perifèria italiana, quin valor dones als discursos perifèrics o minoritzats per explicar els moviments de resistència, els moviments globals, per explicar l'actualitat? Ma da noi sono da noi non c'è il centro, da noi c'è tutta periferia. E quindi Napoli ha la sua lingua, il suo dialetto, io è la mia lingua madre, io parlo di napoletano con me stesso. E mi insulto in napoletano perché in italiano gli insulti non mi fanno niente. I dialetti sono una forma di indipendenza. Da noi poi sono più antichi della lingua italiana. La lingua italiana oggi è parlata come lingua ufficiale, ma prima dell'avvento della televisione c'era bisogno di un interprete tra i vari dialetti italiani. Nell'esercito italiano c'era un interprete dei dialetti, perché non si capivano. Se un ufficiale dava un ordine, quello non lo capiva, glielo dovevano tradurre. Allora, quella era la nostra varietà, una nostra ricchezza. E la più bella poesia italiana è dialettale, non in italiano. E però, uno dice, allora la Divina Commedia? La Divina Commedia è una poesia dialettale. È la poesia della lingua italiana per eccellenza, ma prima era un dialetto, quella lingua. Poi è diventata la lingua ufficiale, ma era dialettale. Dante ha scritto molto di più in latino, perché quella era la lingua ufficiale. E poi c'era il dialetto e quella il volgare. E quindi io mi insulto in napoletano perché? Perché mi riguarda di più. Perché mi coglie il mio sistema nervoso e emotivo di più. E così fanno i dialetti, così fa la lingua. Così credo che faccia anche la vostra lingua catalana. Vi parla di una intimità che l'altra lingua non vi può dare. E la intimità non è espugnabile. Non può essere cancellata, non può essere più proibita nemmeno. Buonasera, io negli ultimi 16 anni sono qui e sono a Napoli sempre, allora quello che dice di Napoli a me mi viene al cuore, no? Perché sempre dico che Napoli è la vera vita greco-romana ancora viva, quando si fa la salita di tutte queste salite che vanno di La Sanità fino a Capodimonte, quello è Roma viva o è la Grecia viva. E questo è molto difficile da capirlo se è andato lì, se non si è vissuto, perché uno va a Napoli e va a vedere le opere d'arte, ma Napoli è un'opera d'arte immensa, no? Almeno per me. Allora, ma non voglio fare un discorso sopra questo, ma ti voglio fare una domanda. La poesia è stata la forma di lottare, di domandare le cose, di mettere le cose in pubblico al secolo XX. Ma che cosa possiamo fare ora, al secolo XXI? Perché sembra che non abbiamo un'uscita. La poesia non sembra un'uscita. La poesia è morta, sembra. Quelli che facciamo poesia non abbiamo
non abbiamo nessuna forma di mettere la poesia in giro, la gente non ascolta la poesia, non c'è la sensibilità, tutto è troppo veloce. Allora, come si fa ora per fare una ricerca della fraternità, della libertà? Ma il 1900 appunto ha usato la poesia perché era un secolo così aggressivo e così aggressivo, sì, nei confronti della vita e del tempo, che ci rimaneva poco spazio e ci voleva la poesia. Oggi non c'è questa esigenza e quindi la poesia, che è una uscita d'emergenza, è una forma di resistenza, oggi non è quella che ci rappresenta di più. Penso che oggi sia più rappresentativa la musica, la canzone popolare, la canzonetta, insomma, quello che fanno i giovani, insomma, con la musica, che sia un posto di dove ascoltare il battito del tempo. La poesia non è per questo secolo, così come non è più per questo secolo la parola rivoluzione. È stata la parola d'ordine del 1900, ma non lo è più. Oggi, se uno parla di rivoluzione, magari pensa alla propria rivoluzione personale o spirituale, ma per me la rivoluzione è una parola esclusivamente politica, venendo da quel secolo e avendo partecipato dei movimenti rivoluzionari di quell'epoca. Ecco, rivoluzione, poesia, sono parole che in questo momento non sono all'ordine del giorno, insomma. Ce ne sono altre. Non siamo analfabeti, non siamo ammutoliti, esistono altre forme di comunicazione e di espressione. Esiste i disegni sui muri, i murales, esistono le musiche. Insomma, esistono i posti dove i giovani fanno festa e si separano e si segregano e formano un nucleo indipendente da questa schiacciante presenza degli adulti. Io vengo da un paese, Napoli, l'Italia, dove i vecchi sono la maggioranza schiacciante, i giovani sono diventati una minoranza. Sono così schiacciati dall'età degli anziani e dal potere degli anziani che se ne scappano. Una gran parte di giovani se ne sono andati, insomma, sono in giro per il mondo. L'Italia ha 5 milioni di persone che sono in giro, che sono fuori d'Italia, se ne sono andati. E alcuni sono pensionati che se ne sono andati a vivere fuori, ma altri sono giovani che se ne sono andati. Dunque, quella forma di... Che, cosa c'è? Qual è la risposta? Beh, la risposta sta nelle forme di aggregazione di vita dei giovani. Là c'è la risposta. Una volta mi hanno chiesto, ma che cosa dice ai giovani che sono il nostro futuro? Io dico niente, perché i giovani non sono il nostro futuro, i giovani sono il loro futuro. Noi l'abbiamo già avuto. È finito, scaduto. Bueno, ho anem a deixar aquí, però jo aprofito l'última pregunta. Quan algú deia sobre la poesia... Aspetta un po', prima che leggi questa poesia, volevo dire quella faccenda, siccome a noi ci sei simpatico il popolo curdo... Ah sì, è verdad. C'è simpatico il popolo curdo, siamo simpatizzanti curdi. Ambi. E allora ho trovato una frase scritta su un muro di una città curda che dice così: la vittoria per noi non sta nel numero dei nemici uccisi, ma nel numero dei nemici che si sono uniti a noi. I curdi. En l'assemblea d'abans hem jurat que l'expressaríem quan parlàvem del moviment curt, d'aquest moviment curt també que qüestiona ara, no? També parlàvem amb el rerefons de què signifiquen avui els estats-nació i amb la proposta de confederalisme democràtic.
tan fèrtil i tan seductora. No, jo, aprofitant l'última pregunta, que em semblava molt important, de què és la poesia, què ha sigut el 19, què ha sigut el 20, què serà el 21, perquè no? Al final cultura és el cultiu de l'ànima, anem a dir-ho així, en termes clàssics, però també, com la penúltima pregunta, també parlava de llengües minoritzades, si em permeteu i m'ho deixeu, llegirem un poema de l'Herri de Luca en català, traduït, i que parla del valor, ara que parlem de resistència i parlem de cultura, i diu el següent: considero valor cada forma de vida, la neu, la maduixa i la mosca. Considero valor el regne mineral, l'assemblea d'estels. Considero valor el vi mentre surt a l'esmorzar, un somriure involuntari, el cansament de qui ho ha donat tot, dos vells que encara s'estimen. Considero valor allò que demà ja no valdrà res i allò que avui encara val poc. Considero valor totes les ferides. Considero valor estalviar aigua, reparar un parell de sabates, callar a temps, socórrer un crit, demanar permís abans de seure i sentir gratitud sense recordar per què. Considero valor saber on para el nord dins d'una habitació i quin és el nom del vent que asseca la bugada. Considero valor el viatge del rodamont, la clausura de la monja, la paciència del condemnat, sigui quina sigui la culpa. Considero valor l'ús del verb estimar i la hipòtesi de que existeix un creador. Però molt d'aquests valors no els he conegut. Herri de Luca, amb el valor que li reconeixem, que Herri de Luca és valor. Jo considerem valor Herri de Luca. Bona tarda a tothom. Se'm sent o no? Pujava només per donar per tancat el cicle del mot de Girona, cap de setmana que ve a Olot, per tant esteu tots convidats a Olot, però si em permeteu, el que diré ara, segur que pot ser titular demà qualsevol diari, jo en aquest home l'aprecio molt, i a vegades el que fa la cultura és que més enllà del que ens diferencia d'ideologia, el que ens apropa és el pensament. I això és el mot. Avui hem tingut tres sales ocupades de Carla Rahola, 400 persones parlant de literatura, parlant del mot, parlant d'Herri, parlant de qüestions que potser ens diferencien a molts però que ens apropen molts a tots. Jo crec que és el gran valor que té el mot a la ciutat de Girona. Més enllà, i fa un moment ho ha dit, no és allò que ens diferencia sinó que ens apropa a l'enemic, sinó a l'amic que podem apropar nosaltres. Jo crec que estem en el moment que convé reforçar aquesta idea. No és allò que ens diferencia, sinó allò que ens apropa. I avui, en un moment on la tecnologia domina tot i les humanitats han perdut, recuperar les humanitats i els valors bàsics per fer-nos a forts. Cap de setmana que veu l'Olot, disfruteu del mot, disfruteu de la literatura i disfruteu de la llibertat d'expressió que representa la literatura.